Il calcio è una rappresentazione sacra, l'ultimo grande rito collettivo. Lo diceva Pierpaolo Pasolini, un grande appassionato di calcio. Chissà se a lui è mai capitato di entrare in uno stadio vuoto, di avvertire la potenza che questo spazio riesce a trasmettere, specialmente alla vigilia di un grande evento, come quello che inizia tra due giorni, il campionato europeo di calcio. Il nostro viaggio insieme alla nazionale verso gli europei riparte dal 5 ottobre dello scorso anno. Sono i giorni in cui l'Italia scopre di essere in mezzo ad una nuova ondata di contagio da Covid. Il Covid non risparmia nessuno, nemmeno i giocatori della nazionale, nemmeno il suo commissario tecnico. Buon lavoro e spero di vedervi presto. In novembre toccherà ad Alberico Evani prendere in mano la squadra e andare in panchina al posto di Mancini. Pazienza vuol dire che aspetti, ma la palla muovo. Roberto, ecco, se fosse qui con noi, lui osserva gli allenamenti in diretta. Pronto? Sì, no, dicevo, Robby, mancano 4 minuti. Dici di provare a fare un'uscita con Calabria a destra e di qua il Sharawi largo. Partecipa alle riunioni. Ragazzi, per oggi, quando farete la parte tattica, ho già parlato con lo staff, è importante che quando iniziamo l'azione siamo tutti nella nostra metà campo. Per cui anche il gruppo credo che lo senta vicino. Diciamo sono stato il primo allenatore smart working della storia del calcio. Lo staff dovrà escogitare una specie di telefono senza fili per le comunicazioni durante le partite. In tribuna c'era Lombardo. Lombardo era in collegamento con Mancini a Roma. Quindi poi Lombardo comunicava con Vialli in panchina e Vialli dava le direttive, insomma i consigli, ad Evani. È uno di quei momenti in cui si misura la forza di un gruppo, la sua tenuta. Il nostro dovere è quello di lavorare con professionalità, però anche con grande orgoglio. Stiamo per raccontarvi un sogno azzurro. Coverciano, la casa della nazionale. È questa la fabbrica dei nostri sogni calcistici, a volte dei nostri trionfi. Grosso contro Barthez. Ed è gol! È finita! Bravi. È finita! Il cielo è azzurro sopra Berlino! Siamo campioni del mondo! La maglia azzurra significava avere l'opportunità di rappresentare, oltre che la mia nazione e tutti i tifosi italiani o tutti i cittadini italiani, significava anche rappresentare tutti quei portieri o aspiranti portieri che sono cresciuti con il sogno e con la speranza di poter diventare il portiere della nazionale. I miei ricordi di Coverciano risalgono comunque a 35-40 anni fa, quando varcai per la prima volta il cancello di Coverciano per andare nell'Under 15. Era totalmente diversa a Coverciano, mi ricordo queste grandi camerate, i letti a castello, dove dormivamo comunque in 20-30 persone nella stessa stanza, che era una camerata praticamente, ma proprio a livello militare. È inevitabile che da allora ho visto un po' i cambiamenti sono stati a Coverciano in tutto, però ricordo sicuramente con tantissimo affetto quel periodo. La prima volta me la ricordo, sì, varcai il cancello di Coverciano con i miei genitori. Mi sono ritrovato seduto a tavola, Cannavaro, Buffon, Gattuso, Pirlo, De Rossi. Dicevo no, vabbè, farò questa e poi dopo chissà quando li rivedrò. Il mio primo giorno a Coverciano da calciatore, mi ricordo questo fatto, eravamo convocati in 4-5 della Roma, se non sbaglio, viaggiamo tutti quanti insieme da Roma e io ero il più piccolo di tutti, alla prima convocazione facemmo tardi e loro erano sereni, una serenità di chi ormai è abituato ad andare a Coverciano, io ero terrorizzato.
che entravano nello spogliatoio, nella sala pranzo, nella riunione, i totem del calcio italiano e non solo. E io ero mortificato per aver fatto tardi il primo giorno. Il mio primo giorno a Cena è stata un'emozione incredibile perché ero giovane. Abbiamo festeggiato tutti a casa, con la famiglia, perché la nazionale, quando arriva la chiamata della nazionale, è sempre una grande emozione. Ho cercato di essere un ragazzo il più semplice possibile, di farmi volere bene e di integrarmi subito nel gruppo. Mi ricordo la mia prima volta che sono arrivato qua, quando sono entrato e visto che ero proprio al centro sportivo della nazionale italiana. Sono andato in camera, ho chiamato la mia mamma, il mio papà. Mi è venuto anche da piangere un po'. La mia prima volta a Coverciano me la ricordo come fosse ieri. Ero su di giri, emozionatissimo. Era un sogno che avevo da bambino. E mi ricordo ancora quando mi sono seduto a tavola e stavo nella parte centrale, no? Perché arrivi e dici, boh, mi metto qua, sicuro non c'è nessuno che mi fa alzare. E poi piano piano ho scalato le posizioni fino ad arrivare a capo tavola. La nazionale c'è da più di 120 anni e pensate ai milioni e milioni di ragazzi che sono cresciuti con la speranza di diventare professionisti e giocare per la maglia azzurra, e di questi milioni soltanto 820 sono riusciti ad indossare la maglia azzurra. Quindi credo che sia un motivo di grandissimo orgoglio e quindi un grande onore, ma è anche un onere, perché come sapete, quello che ci diciamo sempre, una volta che giochi in nazionale sei azzurro una volta, azzurro per sempre. Quindi avete il dovere di rappresentare i valori della federazione in campo quando giocate, ma anche nella vita di tutti i giorni. Buona Ale, attacca la palla! Perfetto! Fila! Muoviti! E levati da lì! Qua devi venire, giù! Giù! Vai, vai, terra! Durante gli allenamenti cerchiamo di andare a riprendere soprattutto le esercitazioni tattiche che ci consentano poi di andare a studiarle a video con lo staff e col mister, in modo tale da trarre delle informazioni che possono essere utili anche per la partita. Per quelli che giocheranno la partita è importante perché fa punteggio per il ranking. Se noi sbagliassimo una partita così perdiamo tantissimi punti per il sorteggio del mondiale. Quindi dobbiamo arrivare per forza nelle prime 10 per avere un buon sorteggio, per essere testa di serie. Fondamentale prenderla seriamente e non sarà una partita così semplice. Buonasera, benvenuto. 7 ottobre 2020. Il cammino degli azzurri verso gli europei ricomincia con una sonora vittoria contro la modesta Moldavia. Finisce 6-0. Colpo di testa di Cristante, il vantaggio dell'Italia. E Ciccio Caputo al debutto con la maglia della nazionale. El Shaarawy cross e segna il suo primo gol con la maglia della nazionale italiana, anche Domenico Berardi. È una serata bellissima. Dopo le partite è normale mettere musica, logico che la musica la metti quando vinci, perché quando perdi non credo che ci sia l'opportunità di poter mettere della musica. La nazionale continua a vincere, ma la partita più delicata si gioca fuori dal campo, contro il nemico invisibile che minaccia anche Coverciano. In questo momento noi siamo in una bolla che fino ad oggi siamo riusciti a mantenere sterile. Cerchiamo di non mollare nel momento ovviamente in cui adesso comincia il rischio maggiore. Allora, la questione da cui partiamo è la questione Under 21. Come avete letto, ci sono due calciatori positivi da ieri sera, la squadra sta rifacendo i tamponi. La soluzione alternativa che è stata trovata è quella di far radunare l'Under 20 stasera a Firenze. Se l'ASL dovesse bloccare la partenza dell'Under 21, partirà in Islanda l'Under 20. E intanto facciamo il tampone qua per partire. Se non fa il tampone qua non puoi salire sull'aereo. Noi forse abbiamo la fortuna che siamo prima di tutto controllati, e quindi quella è forse la cosa più importante, perché anche per quelli che ci stanno attorno, le nostre famiglie, così sanno che pur andando in giro, treni, aerei, però siamo sempre controllati, e poi che comunque riusciamo ad allenarci, a giocare, a continuare a fare il nostro lavoro, cosa che tanti purtroppo non riescono a fare in questo periodo, quindi la viviamo in maniera privilegiata. Io credo che sia stata comunque una fortuna avere uno spogliatoio da vivere come ambiente di lavoro, perché
e ci ha permesso, nonostante le restrizioni, nonostante ora ci cambiamo in modalità diverse, a distanza, in spogliatoi diversi, molto spesso quindi gli spogliatoi sono stati praticamente dimezzati, però hai la fortuna comunque di essere con qualcuno, di scambiare anche due parole, di confrontarti. Dopo la fine della prima ondata di Covid, il mondo del calcio aveva accarezzato il sogno di riaprire gli stadi, ma le cose sono andate diversamente. Surreale giocare in stadi vuoti, surreale fare quello che stiamo facendo, ma la verità è che poi non si parla più solo di uno sport o del gioco del calcio. È un'industria, è una passione per milioni di tifosi, è una cosa che deve andare avanti nonostante tutto per tutta la nazione. Uno stadio senza pubblico è come un teatro vuoto. E a chi fa il mio mestiere almeno una volta nella vita gli è capitato. Ma io penso con grandissima sincerità che in questo paese stiamo parlando troppo di calcio e troppo poco, per esempio, di scuola. Per tutti gli italiani lo sport è un diritto come la scuola, non è una cosa che ci viene data così, abbiamo diritto a tutto questo. Una vignetta letta sui social e ripostata senza pensarci troppo fa finire Mancini al centro di una polemica. La vignetta aveva talmente fatto ridere... L'ho pubblicata così proprio per quello, perché un momento c'erano tutte cose negative, ma senza mancare di rispetto a nessuno, soprattutto alle persone che, insomma, che avevano perso i propri cari con questo virus. Dopo la conferenza di ieri c'è stato molto clamore sulla situazione degli stadi, quindi la polemica con il ministro. Noi oggi l'abbiamo chiusa, nelle interviste di oggi abbiamo evitato qualsiasi ripresa di quella polemica. Anche nelle flash stasera, calciatori e allenatori, facciamo in modo che non esca questa cosa. Si parla solo di calcio, assolutamente. Dai, attacca! Bravo, bravo, l'ho spiegato, non vi fidate mai! Il momento è complicato, ma lo spettacolo deve andare avanti. Ci sono solo 4 giorni per preparare la trasferta di Danzica, decisiva per la Nations League. Andiamo a giocare contro la Polonia, una squadra capace nel corso degli anni di darci grossi dispiaceri, come ai mondiali del 74. Polonia batte Italia 2-1. L'Italia esce dalla Coppa del Mondo. Ma quando pensiamo a Italia-Polonia, pensiamo soprattutto alla semifinale del Mundial di Spagna e ai gol di un grande campione che da poco non c'è più, Pablito Rossi. Calcio di punizione di Antonioni. Rossi. Gol! Raddoppio di Rossi. È la quarta volta nella storia del calcio che la squadra italiana conquista una finale ai campionati del mondo. Paolo Rossi, in una canzone di Antonello Venditti, viene definito come un ragazzo come noi. E Paolo Rossi non era un super atleta. Paolo Rossi aveva le manigliette. Paolo Rossi era un giocatore che sembrava normalissimo a vederlo e che però aveva un talento inimmaginabile e comunque una capacità di pensare il gol prima degli altri. Fuoriali, battuta la punizione, cross di Gentile. Gol! Ha segnato una capacità tecnica invidiabilissima, la capacità di mandare soprattutto al bar i difensori con una finta, con uno sguardo da una parte e il movimento dall'altra. Nei primi 4-5 metri Paolo Rossi era praticamente imprendibile, giocatore immenso. Sono veramente contento di averlo vissuto da tifoso vero e proprio, di essere sceso in strada, di essermi buttato nelle fontane, di aver vinto per la prima volta. Io non avevo mai vinto. E il mondiale di calcio per un italiano qualcosina significa. Paolo Rossi ebbe il merito di farci tornare nelle strade. Si comincia qui all'arena di Danzica per questa sfida tra Polonia e Italia. L'immagine bellissima, suggestiva, di questo stadio che può contenere 40.000 spettatori, oggi aperto al 25% secondo le normative UEFA recepite dalla Polonia, ma forse è l'ultimo evento aperto al pubblico. Pericolosa la Polonia all'interno dell'area di rigore, pallone corto! Il pallone sull'esterno della rete, illusione ottica del gol, deviazione provvidenziale. La partita finisce 0-0 e siamo ancora primi nel girone di Nations League. Adesso però arriva l'Olanda. Dopo la sconfitta dell'andata, gli Orange cercheranno la rivincita.
su 7 casi di positività al coronavirus nell'Under 21 e la scelta della federazione di schierare l'Under 20. La partita contro l'Olanda si gioca a Bergamo, la città simbolo della prima ondata di Covid. Alla vigilia, Vialli, Mancini e Oriali visitano il cimitero della città per rendere omaggio alle vittime. Essere allenatore nazionale è un grande onore, perché comunque sei allenatore di nazione di calcio di un grande paese come l'Italia, che ha un grande passato e che ha una nazione bellissima nonostante tutto. E esserlo in questo momento, insomma, con quello che è successo in Italia e soprattutto nel momento in cui siamo andati a Bergamo per la partita con l'Olanda, siamo andati al cimitero di Bergamo e poi alla partita hanno assistito molti medici che hanno combattuto contro il virus nei mesi scorsi. Insomma, è stata una cosa emozionante. Ci è dispiaciuto molto non poter aver avuto lo stadio pieno di queste persone che magari si meritavano un momento di gioia, insomma, nel vedere la nazionale. Quindi credo che questo siano momenti importanti in cui rappresenti un paese importante, insomma. Il tricolore parte dalla curva nord, Federico Pisani avvolge tutta l'Italia. Vorrebbe il pallone, servito Barella, prova ad allargarsi Immobile, in mezzo dalla parte opposta arriva Pellegrini, posizione regolare, Pellegrini, il vantaggio dell'Italia! È stata una cosa bella perché aveva un significato speciale, penso, per tutti quanti noi, per Bergamo e per l'Italia. Tutti sappiamo quello che Bergamo ha passato, no? Per il Covid, quindi ci tenevamo particolarmente a fare bene, più c'erano tutte quelle persone a vederci e volevamo dimostrare a loro, volevamo stargli vicino facendo quello che sappiamo fare, cioè giocare a calcio. Libero Blinda, posizione regolare, pericoloso, sul fondo, in mezzo, prova a girarsi Depay, pallone che impatta su Fender. Arriva il pareggio dell'Olanda. Davanti al pubblico di Bergamo, gli azzurri ci tenevano a vincere. Invece, il ritiro di ottobre si conclude con due pareggi, che ci costano il primo posto nel girone di Nations League. È la prima vera battuta di arresto della gestione Mancini, colpa forse del momento complicato. A novembre, nel pieno della nuova ondata di Covid, la nazionale si ritrova a Coverciano per giocare altre tre partite. Ma tra positivi al tampone, casi sospetti e isolamenti preventivi, mancano all'appello molti giocatori. Mister Mancini ha in mente di rimediare convocando qualche giovane. Ma proprio alla vigilia del ritiro arriva la notizia che non ti aspetti. È stata una giornata particolarmente dura quella di oggi. Questa mattina, come di prassi, abbiamo ricevuto il risultato dei tamponi effettuati la sera precedente e, come può capitare, abbiamo avuto un imprevisto in relazione al tampone di un componente della delegazione che non era univoco nella sua interpretazione. Il CT della Nazionale Roberto Mancini è risultato positivo al giro di tamponi a cui tutto lo staff viene sottoposto prima dei raduni. Da domenica sera, infatti, a Coverciano inizia il ritiro di preparazione dell'amichevole con l'Estonia e delle partite con Polonia e Bosnia, con cui gli azzurri si giocheranno il primo posto nel girone Nations League. Ma si farà con Kiko Evani in panchina. Roberto è come se fosse qui con noi, lui osserva gli allenamenti in diretta, partecipa alle riunioni, per cui anche il gruppo credo che lo senta vicino. L'emozione? L'emozione sicuramente sarà grandissima, perché comunque è una cosa che non avrei mai immaginato che succedesse. Ci puoi anticipare come vi regolerete? No, c'è un confronto telefonico e anche con collegamenti video, perché, come detto, la tecnologia in questo ci aiuta. L'Alessà come le numeriamo, ok? Numero 1, numero 2, numero 3, numero 4. 3, vai Roberto, vai te Roberto. 3, 3, 3. Io sono sempre stato una persona riservata e che oggi i giornali parlino di me non lo sapevo, perché non l'ho neanche sfogliati. Sono più che altro concentrato su quello che purtroppo devo fare, perché sarebbe stato meglio che qua ci fosse stato Roberto, io comunque il suo assistente. Io vi spiego, l'allenamento non sarà un allenamento faticoso, cerchiamo di metterci almeno concentrazione. È una parte del mio carattere, quello di stare sempre sotto traccia, non mi piace essere mai sopra le righe, non mi piace apparire. Vorrei prima festeggiare alcune prime volte. E inizierei da Mr. Kiko Evani.
mio ruolo è quello di, come quello degli altri componenti dello staff, perché non è che ce ne sia uno più importante dell'altro, è quello di aiutare il mister a vedere le cose. Più occhi vedono di più che due soli. Sì. Non capisco, pronto? Sì, no, dicevo Robby, mancano 4 minuti. Dici di provare a fare un'uscita a destra, con Calabria a destra, quindi offrire dietro il campo e di qua è Sharawi largo. Quindi iniziano Emerson, Di Lorenzo, Orsolini e Grifo contro Calabria, Bastoni, Pellegri dentro. Dove è Pelle? Ci sei? Dentro. E Bernardeschi. Pessina in giallo, dove vai? Dobbiamo fare anche le punizioni, quindi. Dai, ragazzi, sì! Ok, Pessina e Tonali palleggiatori, dai. Dai, via, questa è brutta! Sì, Zaccagni al posto di Asharau, dai. Dentro gli altri, fuori gli altri, dai! La palla a terra, devi girare veloce a terra, poi solo se si cambia gioco, ma quando siamo già sul cerchio di centrocampo. Lì veramente hanno fatto quadrato. Durante l'allenamento abbiamo visto una cassa in mezzo al campo e Mancini che parlava e c'era Evani, c'erano tutti i suoi che cercavano di trasmettere ai giocatori il pensiero di Mancini. Questa è la dimostrazione che comunque quando si ha un obiettivo comune, quando poi i giocatori sanno quello che devono fare, come devono interpretarlo, insomma, poi alla fine, anche se una volta non c'era allenatore, insomma, vuol dire che i ragazzi hanno appreso bene tutto quello che c'era da apprendere, tutto il lavoro che dovevano fare e hanno dato del loro meglio. Però noi cerchiamo, per come possiamo, indirizzarlo in una maniera piuttosto che in un'altra, e lui è bravo sotto questo aspetto, perché ascolta. Mi spiace che Mancini non c'è, lì ci teneva, ci tiene, però abbiamo la fortuna, via computer, via Skype, di farlo vedere, così i giocatori saranno contenti. Oggi, quando farete la parte tattica, ho già parlato con lo staff, è importante che quando iniziamo l'azione siamo tutti nella nostra metà campo, perché abbiamo bisogno di palleggiare se ci vengono a pressare. Magari non sarà questa la partita, però siamo lì a palleggiare pronti, poi ci allunghiamo e andiamo, quando arriviamo nella metà campo avversaria, andiamo a prendere le posizioni con i 5 canali di ricezione. Lo sentiamo spesso, io e gli altri miei collaboratori, soprattutto Attilio Lombardo, ci sentiamo spesso, sì, con Mancini. Purtroppo i tamponi sono ancora positivi e speriamo di vederlo al più presto. Novembre è stato un mese. Tanto era un mese decisivo, perché comunque dopo il pareggio di Bergamo con l'Olanda, insomma, la Polonia ci aveva superato ed era andata in testa al gruppo, quindi avremmo dovuto batterli in casa e poi andare a vincere in Bosnia. Quindi anche lì iniziamo con molte defezioni, tra cui la mia. Quindi diciamo, sono stato il primo allenatore smart working della storia del calcio. E spero di poter essere via più presto. Volevo solo ringraziarvi di essere tutti lì, salutare i nuovi che sono arrivati per la prima volta e spero di vederli presto, ma soprattutto ricordarvi che dovete giocare una partita mercoledì molto importante, perché anche se sarà un'amichevole, però è molto importante per il ranking ed è quella forse più importante delle tre, perché da questa partita qua, se noi dovessimo fare qualche errore, ci perderemo molti punti nel ranking. Come stai, visto? Io sto benissimo, si vede, si vede. Ho fatto un'ora di bicicletta adesso. Ah, pure, si vede. No, mi spiace veramente non essere lì. Purtroppo l'unica cosa che mi dispiace, ma vediamo. Spero che, insomma, che si negativizzi subito. Sei ancora positivo? Si abbassa la carica o no? Ma che ne so, non lo so. Adesso ho rifatto un'altra, ma tanto. Buon lavoro, un abbraccio a tutti e spero di vedervi presto. Grazie, ciao. La mia speranza era quella di essere negativo, e io facevo il tampone tutti i giorni sperando di essere negativo, ma purtroppo sono diventato negativo proprio il giorno dopo la terza partita, quindi neanche a farla apposta.
L'11 novembre la nazionale scende in campo a Firenze senza il suo commissario tecnico e senza mezza squadra, decimata da Covid e da infortuni. L'esordiente mister Evani schiera una squadra di volti nuovi. Tra loro c'è Vincenzo Grifo, un ragazzo figlio di emigranti che ha l'Italia nel cuore anche se è nato in Germania. Vorrebbe il pallone proprio Grifo, il pallone invece raggiunge Lasagna. Eccolo Grifo! Ed è un gran gol, spettacolare! Segna la sua prima rete in maglia azzurra con un destro a giro dai 25 metri. Applaude Chicco Evani. Lino! Due! Nonostante la distanza, mi dicono che potrebbe avere il filo diretto con Roberto Mancini proprio Gianluca Vialli. Eccola qui, eccola qui. In tribuna c'era Lombardo. Lombardo era in collegamento con Mancini a Roma. Quindi poi Lombardo comunicava con Vialli in panchina e Vialli dava le direttive, insomma i consigli a Evani. Insomma, è una bella storia di amicizia. Abbastanza bene. Io dico questo perché ormai ho imparato a conoscervi. So come siete bravi. E allora dobbiamo fare il terzo e il quarto. Sempre con pazienza. Però la pazienza non vuol dire essere lenti. Pazienza vuol dire che aspetto. Ma la palla muovo, e ti faccio male. Segna Grifo, 3-0 per l'Italia, doppietta per Vincenzo Grifo. Orsolini, 2-2 in azzurro, una media eccezionale. Due partite, due gol con la maglia della nazionale. È stato bello poi, dopo la partita, quando con il telefonino si sono collegati con Roberto e Roberto ha ringraziato tutti. Avete giocato benissimo. Grande mister! Perfetti! Grazie! Anche se l'avversario è modesto, la vittoria ha un sapore dolce, perché arriva in un momento complicato e ad ottenerla sono i giovani del gruppo. La cosa più importante che ho riscontrato in questo staff, in questo gruppo, è la fiducia che danno a tutti i giocatori. Chiunque arrivi non ha mai la pressione di dover fare bene, ma c'è sempre fiducia, c'è sempre, anche in un giovane, c'è sempre, si lascia il tempo di crescere, magari di sbagliare, come hanno lasciato a me il tempo di sbagliare mai nelle prime partite, e questa è la cosa più importante per un giocatore. La fiducia che ti danno sia i tuoi compagni che lo staff, il mister o Gianluca è importante. La sera dopo la partita gli esordienti si sottopongono al rito della canzone. Tra di loro stavolta c'è anche un riluttante Chicco Evani. Adesso io una cosa che devo capire è come siete messi accanto. Insieme alle partite della Nazionale, l'altro grande rito televisivo degli italiani è Sanremo. Per qualche ora a Coverciano, calcio e canzoni si incontrano. Amadeus è venuto a girare con gli azzurri lo spot per Sanremo 2020. Ragazzi, dai che ci siamo. Insigne, dai, fatti vedere. Qualche momento di relax serve a non pensare che stiamo per affrontare due partite molto importanti senza mister Mancini in panchina e con gli uomini contati. Piove sul bagnato. Alla vigilia della partita contro la Polonia arriva l'infortunio di Leonardo Bonucci, che deve rinunciare a quella che sarebbe stata la sua 100ª partita in azzurro. Speravo in questi giorni di riuscire comunque ad esserci, sia per
l'obiettivo di squadra, che è pure un obiettivo importante personale, però questo fastidio non mi lascia sereno, mi lascia tranquillo, e quindi d'accordo con il mister e con lo staff abbiamo deciso di far ritorno domani sera dopo la partita a Torino e valutare nei prossimi giorni quello che saranno i tempi per rientrare in gruppo. Abbiamo avuto una serie di defezioni incredibili, cioè tra tanti giocatori che sono diventati positivi, giocatori infortunati. Siamo trovati nelle convocazioni giocatori che non avevamo mai chiamato, che devo dire si sono comportati veramente bene. Più le forze sono contate, più è importante saperle dosare. Per questo a Coverciano c'è uno staff che tiene sotto controllo lo stato di forma dei giocatori e cerca di prevenire i problemi fisici. Beh, le nuove tecnologie aiutano sicuramente tanto, sia per quello che riguarda la parte tecnico-tattica della squadra, perché comunque oggi insomma, abbiamo i nostri analisti e noi sappiamo tutto del lavoro che noi facciamo in allenamento, di quello che i ragazzi spendono a livello atletico, oltre poi al resto quello che fanno con la crioterapia, che aiuta a recuperare dopo 2-3 partite di seguito. Sicuramente è cambiato molto rispetto a quando giocavo io, e sicuramente sono stati fatti dei passi avanti enormi, è un beneficio. L'area performance e ricerca di Club Italia ha uno staff abbastanza esteso di preparatori, di fisiologi, di nutrizionisti, di biomeccanici. In Nazionale A abbiamo Andrea Scanavino e Claudio Donatelli, che sono responsabili della preparazione atletica dei nostri calciatori e hanno rapporti con i preparatori dei club. Elena Castellini segue l'aspetto invece del training load, e quindi del carico di allenamento con il GPS, con i dati della partita e così via dicendo, e mentre Matteo Pincella è il nutrizionista, cerca di assecondare, di seguire il calciatore sotto tutti gli aspetti nutrizionali e così via dicendo. Attenzione, sanificazione con raggi ultravioletti in corso, allontanarsi immediatamente dal robot. Andrea, mi puoi preparare i pancake proteici per la merenda? Per il menù. Ho visto che avevi intenzione di mettere la quinoa, del riso nero. Sì, puoi fare quinoa e riso nero con delle verdure di stagione. Perfetto. E uso un po' di pomodori, un po' di melanzane, gli asparagi. Sì, anche l'asparago. Puoi fare una macedonia da portare negli spogliatoi con un po' di frutta secca e cioccolato fondente. Allora ragazzi, vediamo un po' com'è la situazione. Questa mattina ci siamo allenati, come Claudio con la squadra, quelli che hanno giocato, come è andato l'allenamento? Allora guarda, tutti hanno fatto il protocollo che avevamo stabilito, avevamo qualche esordiente, quindi più che altro ha sentito, ecco, dal punto di vista muscolare molto la partita, ecco, però altrimenti altri problemi non ce ne sono. Perfetto. Negli anni ovviamente la figura del preparatore atletico è molto cambiata, in quanto cerca di supportare l'atleta anche nella valutazione della prestazione. Andrea, come organizziamola? Diciamo che per favorire ulteriormente la fase di recupero, uno di loro seguirà la crio sauna l'attività di contrasto nelle vasche. Tutti i ragazzi stanno facendo, stanno facendo a circuito, stazionamento in acqua calda e poi nell'acqua fredda. Allora, coscia decontratta, non serve forza per far questo, è morbida. Vanno tutti adesso nella crio. Vanno tutti, è consigliato anche a coloro che sono meno propensi e meno abituati a farla, però insomma ci sono dei ragazzi che in situazioni differenti per contusioni negli scorsi raduni hanno iniziato a questa procedura e hanno avuto grossi benefici, quindi. Allora, siccome questa qua non l'hai mai provata, ti faccio il programma, quello base, quindi a meno 110. Ok. Ok? Quanto tempo? 3 minuti. Dentro ti puoi muovere, puoi tranquillamente fare dei piccoli squat, dei movimenti con le braccia. Muovi le mani, se hai particolarmente freddo le mani, le metti sotto le ascelle. Okay. Sei pronto? Vai. Io ti faccio entrare e poi faccio partire la musica. Vai. Girati. Tu sei pronta?
Sto soffrendo, Sì, sì, sta soffrendo in silenzio. Com'è andata? Vedi che ti riprende le temperature, vieni. Com'è, freddo? Caldo non è. Andiamo, opa! Il discorso dell'infortunarsi è qualcosa che oggi è sempre molto più diffuso, proprio perché il professionismo esasperato li espone a prestazioni sempre più intense e lo spettacolo vuole sempre più velocità, sempre più intensità, sempre più partite, e quindi l'infortunio è sempre dietro l'angolo. Però sinceramente io li vedo sempre abbastanza tranquilli su questo. Loro amano dare il massimo, vivono per quello, e quindi appena l'arbitro fischia loro danno il massimo. Io ho paura di farmi male, non ce l'ho, anche perché comunque è una cosa che metti in conto, no? È normale, tutti i calciatori in un anno hanno un periodo in cui il fisico magari è meno pronto ad affrontare determinate competizioni, no? È normale, è fisiologico, non siamo delle macchine ma siamo degli esseri umani. La paura di farsi male dipende da tanti fattori, soprattutto quello psicologico e mentale. Se pensi che in ogni partita puoi farti male, stai certo che prima o poi succede. Te la fai andare via la paura. Cioè, se tu entri in campo vuol dire che tu stai bene, se te lo devi mettere in testa. Io entro in campo perché sto bene. Da lì tutte le paure che ti possono venire in testa devono andare via. Se Lewandowski a mezza punta prendono a marcare il centrale difensivo è il nostro primo playmaker, gli altri due rimangono liberi, quindi devi essere veloci a salire al piede. Il concetto è chiaro. L'importante è che il concetto sia chiaro. Buon prossimo allenamento. Grazie. Convivere con la paura significa iniziare a sconfiggerla. I ragazzi di Mancini questo lo sanno e sanno anche che bisogna vincere le prossime due partite per rispondere alla mala sorte. Vincere ci darebbe il primo posto nel girone di Nation League e la certezza matematica di essere testa di serie ai sorteggi per la qualificazione ai mondiali. Buonasera. La nazionale è in piena emergenza, c'è una lista lunghissima di assenti, a cominciare dal commissario tecnico Roberto Mancini, che ancora non ha sconfitto il Covid. Al suo posto in panchina ci sarà il vice Evani, come contro l'Estonia. Di fronte c'è un'avversaria di ottimo livello, a Reggio Emilia per la quinta giornata di Nations League si gioca Italia-Polonia. Il cross di Bernardeschi, il colpo di testa di Belotti che fa giù un rigore. Netto. Giorginho. Segna Jorginho, 1-0 per l'Italia. Si butta nello spazio Barella, Berardi è solo, controllo con il sinistro, converge, Berardi! È una nazionale che non punta sulle caratteristiche storiche, tradizionali del nostro calcio, ma vuole imporre sempre il proprio gioco e lo sta facendo con ottimi risultati. Non spreca mai il pallone, decide di giocare sempre nella metà campo avversaria con un pressing molto alto e in effetti i numeri lo confermano, segna tantissimi gol. Buona la prima, si direbbe in cinema. Manca l'ultima vittoria per assicurarci il primo posto nel girone di Nation League. Gli azzurri vanno a Sarajevo, città dal passato tragico, per giocare contro la Bosnia di Edin Dzeko. Qua, è per forza l'ultimo dei tre. Se noi mettiamo Lorenzo qua, perché eventualmente esca la palla, lui è di dietro, capito? Comunque se quando noi ci allarghiamo, se no è verso il mancino e magari viene. Se muoviamo palla possiamo imbucare o mettere la palla larga per i quattro giocatori che partono dietro la linea e che sicuramente saranno in superiorità numerica su quel lato. Si gioca in uno stadio che ha una storia drammatica. Durante l'assedio di Sarajevo, le milizie serbe lo diedero alle fiamme e lo imbottirono di mine. Alla fine del conflitto, fu l'esercito italiano a bonificarlo dagli ordigni nascosti in ogni angolo. Arrivano Belardi. Le difficoltà cementano il gruppo, però io credo che veramente in quei 10 giorni lì i ragazzi hanno dimostrato del valore che hanno proprio come uomini, perché non era così semplice e scontato vincere quelle due partite, perché veramente ci abbiamo fatti i conti, cioè noi credo che non abbiamo convocato mi sembra 20 o 21 giocatori che di solito vengono con noi,
cioè noi avevamo mi sembra 11 o 12 dei soliti e il resto erano altri 10, 12 o 13 erano giocatori che non erano mai venuti, quindi non hanno vinto solo le due partite, hanno vinto due partite stradominando e strameritando e giocando un calcio spettacolare. Siamo riusciti ad arrivare primi in un gruppo comunque non semplice e quelle condizioni lì proprio nel mese di novembre che sembravano catastrofiche, insomma. Anche se vissute a distanza, le due vittorie di novembre hanno regalato a Mancini nuove certezze sulla sua squadra. Adesso però l'europeo sta per iniziare e il nostro cammino in questo torneo è stato spesso bello ma amaro. Gli europei sono una competizione un po' stregata per il calcio italiano. Abbiamo vinto una sola volta nel 68 contro una Jugoslavia che aveva meritato più di noi. Nel corso degli anni abbiamo perso due finali, una delle quali per colpa di un maledetto golden goal. Una delle più grandi delusioni che ho vissuto è stata proprio all'Europeo in Olanda. Che pur non vincendo ha fatto innamorare l'Italia sportiva è quella del 2016, quella di Antonio Conte. Come finisce quell'Europeo? Anche lì con le lacrime, quella volta di rabbia di Gigi Buffon. Per arrivare in fondo agli Europei, fino alla finale di Londra, i ragazzi di Mancini dovranno essere forti, più forti degli avversari. Ma anche della maledizione che sembra pesare su questo torneo.